Nessuna, sembro sempre grasso. Ciao a tutti, era da un sacco di tempo che non caricavo un video. Iniziamo. Abbiamo aperto, che cosa ci resta, cosa non ci resta? Ci resta un paccone, cioè, di maschere. Allora, guardate, queste un po' le ho acquistate, un po' me le hanno regalate. Loro, guardate che gentili sono stati. Adesso non per fare tante carinerie, ma mi hanno mandato una lettera praticamente scritta a mano di ringraziamento. Non so, la luce ogni tanto parte dal marrone al blu. Comunque, una lettera di ringraziamento scritta a mano. Stati gentilissimi. Poi una cosa carinissima, appunto, qui mi hanno lasciato il loro indirizzo mail. Ah sì, eccolo qui. Ve lo lascio e vi spiego anche perché, non tanto per il discorso della colonna, si legge. Comunque, Kappa Speed. Ah no, il nickname è questo qui. Big Car 2533. Oppure l'altro, adesso vi dico la verità, non mi ricordo. E poi, che mi è già capitato con un altro pacco, una bustina di tè da bere finché ci faremo le maschere. E qui, oddio, cosa è successo? Si è aperta una maschera? Qui ci sono un po' di maschere, la maggior parte di quelle le ho comprate. Ta-ta-ta! Cioè, ragazzi, allora, questa, a dire la verità, è una maschera che viene ancora dal Cosmo Prof. È una maschera idratante al latte della The Cream Shop. Mi sono trovato bene, però non ho trovato particolarissimi effetti. Sono molto fighe queste maschere perché si possono mettere. Al di là che comunque penso che tutte si possono mettere in frigo, però queste addirittura si possono mettere, non ho ben capito come, al caldo per un effetto, insomma, diverso, per un effetto ancora, per far penetrare maggiormente le essenze. Allora, in poche parole, tutte queste maschere sono di un brand che si chiama The Face Shop. Allora, vi faccio vedere intanto quelle che ho già provato. Allora, io ho provato quella all'avocado. Eccola qui. E vi dico la verità, queste rispetto agli altri brand hanno un inci decisamente migliore. E poi ho provato quella al melograno. L'inci qui in questo caso cambia da maschera a maschera. Però vi dico la verità, con questa di questa mi sono innamorato. Infatti la cosa bella di prendere più maschere, magari all'inizio, sta proprio nel fatto, come vi ho detto prima, che si può capire con quale dopo ci si troverà meglio, perché comunque poi si possono comprare singolarmente, non so, 10 pezzi solamente al melograno. Comunque poi abbiamo sempre della linea Real Nature della The Face Shop, e tutte formule senza parabeni e quant'altro. E questa è face mask with cucumber extract pour le visage, esatto. E quindi, in poche parole, questa sarà sicuramente rinfrescante, nutriente. Infatti abbiamo il cocomero, sbaglio sempre, eccetera, ho sempre in mente il cocomero, a parte gli scherzi. Poi abbiamo quella all'oliva, anzi alle olive. Vi faccio vedere dietro, in questo caso è veramente spiegato bene. Se farete fatica, perché sto registrando con la webcam del computer.
Vedete però che differenza la pelle. Vi farò un video. Poi quella a riso, che sono curiosissimo di provarla. Poi abbiamo quella alle alghe, kelp varch. E questa praticamente è una maschera purificante per pelle stressate. Questa l'immagine mi fa ridere. È una maschera tipo i piselli. E with mug bean essence, purificante, astringente, lascia la pelle idratata, formula senza parabeni. Questa appunto è all'aloe, poi al miele, curiosissimo di provare questa, al blueberry, e questa se non sbaglio appunto dovrebbe essere appunto super antiossidante. Queste maschere inoltre hanno una formula molto particolare, perché praticamente è spiegato qui. Contengono degli ingredienti che fanno sì che gli estratti e tutte le sostanze, nutrienti, lenitivi e quant'altro entrino maggiormente nella pelle. Comunque, tornando a questa maschera, è una maschera rimpolpante, energizzante, rivitalizzante e crea una baby soft skin. Altra maschera che non vedo l'ora di provare, illuminante al limone, nutriente al burro di karité. Quelle che mi hanno mandato loro sono sempre della Face Shop, hanno un packaging diverso. I packaging mi piacciono molto perché sono fatti di questa plastica, però opaca e comodissima. E anche queste praticamente hanno un come vedete dietro, vi faccio vedere. Poche parole, se sapete, ci ha spiegato praticamente il modo in cui assorbirà tutte le varie sostanze. Per quanto riguarda l'inci di queste, dipende da maschera a maschera. Comunque abbiamo quella al fior di loto. Dovevo farmi un foglio che ho scritto cos'erano tutte quante. Fior di loto, energizzante, dà reduzione alla pelle, ginseng rosso che abbiamo già parlato, lily lis che è un fiore che vi dico la verità non conosco, e è una maschera illuminante revitalizzante alle bacche di Godi. Sono curiosissimo di provarla questa, idratante. Ma c'è scritto davanti, cioè, ma sono proprio stupida. Allora, questa è una maschera idratante. Questa è una maschera eclatricissant. Vedete che c'è scritto no, non si vede. Comunque è una maschera illuminante. Questa è una maschera revitalizzante. Questa è una maschera nutriente, però comunque ha tante altre proprietà, e con le bacche di Goji. Poi abbiamo quella alla calendula, che è una maschera lisciante, smoothing. Poi abbiamo questa con le bacche di Longan, e c'è scritto che è una maschera nourishing. Leggiamo bene. The mask sit drench in serum nutrient long revitalize the skin. Me la devo studiare. Poi c'è questa maschera all'inzighi, che penso sia una specie di carne secca. Penso proprio di sì. E comunque ha questo effetto firming. Mentre abbiamo poi quell'altra verde purificante. Il cane ha fatto una scoreggia, per cui scusate un secondo.
uno dei miei ultimi acquisti, se volete ve ne parlerò. Una bomba. Poi, ah sì, beh, cambiamo un attimo settore. Apro questo pacco perché veramente non so che cosa ci sia dentro, non mi ricordo assolutamente. Non vedo l'ora. Che cos'è? Che cos'è? Che cosa non è? Tanti auguri Britney Spears. Io mi faccio regalo, mi sono comprato ad una cavolata perché l'ho vinto all'asta. Praticamente è un diffusore di oli essenziali. E sicuramente sì, c'è anche la presa e quant'altro. È da 100 ml. Qui si apre, ci va l'acqua. Poi leggerò tutte le varie istruzioni. Comunque l'ho pagato meno di 3 euro. Mi sembra proprio di sì. Ah, un'altra cosa, che un acquistone che ho fatto. Acquistone praticamente, col Black Friday ho comprato la DB Power. Cosa sarebbe? È un action cam, è un action cam full HD, praticamente fa i video della stessa qualità della mia reflex. È pagata 63 euro con tutti gli accessori possibili, immaginabili, addirittura al wifi, quindi se voi vi fate le foto finché siete in giro ve le potete direttamente mandare sul telefono, cioè guardate quanto grande è. E si chiama, io ho fatto anche il video recensione, ve lo lascerò qui in giro, ed è veramente una figata allucinante, una figata pazzesca. Niente, con questo video concludo. Ah, un'altra cosa, sto usando anche questo vib sì, questo vibratore. Praticamente l'ho preso al Lidl, è una cosa, praticamente è la copia spudorata del Foreo. E secondo me è uguale, solo che costa 20 volte di meno e funziona, funziona, funziona. Ma vi farò la review sul canale Natu. Per cui vi mando un bacione, ci rivediamo presto. Un saluto a Britney. Si è stoppato? Ciao! Qual è la mia inquadratura migliore?